Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Ancora attriti tra il governatore della Lombardia Fontana e il governo centrale di Roma. Fontana dice: dati in linea, da Roma solo briciole. Ci siamo dovuti arrangiare da soli e il governo centrale risponde: abbiamo fatto tutto il possibile. Quindi il presidente della regione Attilio Fontana, della Regione Lombardia, interpreta positivamente i dati sui contagi. Dice: i dati sono in linea, assistiamo al procedere senza aumenti rispetto ai giorni precedenti. Direi che è un altro giorno positivo. Si sta verificando quello che i nostri esperti hanno previsto, e cioè che si inizi tra qualche giorno la discesa. Ma mi raccomando, bisogna mantenere la massima attenzione a rispettare tutte le indicazioni contenute nelle varie ordinanze e provvedimenti, perché altrimenti questa linea di positività rischia purtroppo di invertirsi, si potrebbe verificare e vanificare gli sforzi fatti finora. E lo dice giovedì mattina nel punto stampa a Palazzo Lombardia. E a proposito del rispetto delle norme, la Giunta della Lombardia ha stanziato 464.000 euro a favore della polizia locale per incrementare i controlli. In mattinata Fontana ha replicato alle tre domande per il bene comune poste dal sindaco di Milano Beppe Sala e alle richieste avanzate ieri dai sindaci delle città lombarde di centrosinistra. Ha inoltre annunciato che invierà una lettera con risposte rigorosamente scientifiche ai sindaci. Fontana ha anche affermato che il presidente del Veneto Luca Zaia, proprio poco fa, ha comunicato che lo screening sierologico si deciderà solo al termine della sperimentazione delle università di Padova e Verona. Anche sul fronte dei tamponi e medici e sanitari stiamo rispettando, dice Fontana, rigorosamente tutte le direttive del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità. Per quanto riguarda mascherine e gli altri presidi, spiega Fontana a Radio Padania, rispondendo ai sindaci, siamo stati e continueremo ad essere i primi a segnalare il fatto che la Protezione Civile Nazionale, cui spetta il compito di gestire l'emergenza e garantire questi materiali, sia per buona parte inadempiente. Oltre a ciò, la burocrazia di Roma ci impedisce di utilizzare le mascherine prodotte in Lombardia, già ritenute conformi dal Politecnico di Milano. Intanto è passato ormai quasi un mese e mezzo dall'inizio del contagio e sostanzialmente da Roma stiamo ricevendo delle briciole, dice Fontana. Se non ci fossimo dati da fare autonomamente avremmo chiuso gli ospedali dopo 2 giorni. Lo dice proprio Fontana giovedì, intervistato da Radio Padania. Il numero di mascherine che ci arrivano dalla Protezione Civile non ci avrebbe consentito di aprire gli ospedali. È una vergogna, questa non ci è arrivata, e se non una piccola parte di ciò che avevamo chiesto. Poi Fontana sottolinea che l'assessore regionale al bilancio Davide Caparini si è dato da fare dalla mattina alla sera a cercare nei mercati di tutto il mondo mascherini, camici e tutto questo, e tutto quello necessario per dotare i nostri medici di una protezione. Su questo punto poi è arrivata anche una replica del Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie Francesco Boccia all'aria che tira sulla 7, dice: non ho voglia e tempo di fare polemiche, lo Stato sta facendo di tutto. Fontana sa benissimo che mentre parliamo è atterrato l'ennesimo aereo della Guardia di Finanza. Se ci fosse dall'alto una telecamera, sì, vedrebbero in Italia in giro solo mezzi militari, scaricando materiale che lo Stato acquista in tutto il mondo per le regioni. Specie per la Lombardia, e tutto è online, nel dettaglio sui siti della Protezione Civile e dei ministeri. E intanto Fontana replica a Boccia. Ci sono già stati in questi giorni diversi problemi tra i due funzionari. Dice: credo sicuramente a quello che dice il ministro Boccia, ma credo anche ai dati in mio possesso. Faremo quello che sarà possibile, ma per ora ha fatto molto, ma molto di più la regione. I presidi avrebbero dovuto essere di ben altra entità. I presidi ricevuti dalla Protezione Civile avrebbero consentito l'apertura degli ospedali per pochi giorni, ha ribadito. Intanto in Lombardia è partito tutto con una violenza inaudita, con messaggi che arrivano dall'alto che ci dicevano che non era grave. Con ordinanze che dopo aver stretto ripartivano, dice Fontana in riferimento alla diffusione. Credo, dice, che la nostra sanità sia la migliore. Poi, se si vuole dimenticare che eravamo nel mezzo di uno tsunami e vogliamo considerare quello che è successo una cosa di gestione ordinaria, intanto, secondo alcuni scienziati, c'è il rischio che alla ripresa
della malattia influenzale di ottobre-novembre ci possa essere una ripresa anche di questa patologia. Quindi bisogna prepararsi, ha detto Fontana in riferimento a una possibile seconda ondata delle infezioni in autunno. Intanto sono arrivati i dati della Protezione Civile del 2 di aprile, come ogni sera alle 18. Quindi in Italia dall'inizio sono 115.242 i casi di persone che hanno contratto, 4.668 persone in più rispetto a ieri, per una crescita del 4,2%. Di queste 13.915 sono decedute, più 760 rispetto a ieri, più 5,8%, e 18.278 sono guarite, più 1.431 rispetto a ieri, con un incremento dell'8,5%. Attualmente i soggetti positivi sono 83.049. Il conto sale a 115.242 se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive dall'inizio di questo. Intanto i pazienti ricoverati con sintomi sono 28.540, 4.053 sono in terapia intensiva, mentre 50.456 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Ma vediamo i dati regione per regione. Partiamo con la Lombardia, che sono 46.065, più 1.292 rispetto a ieri, con un incremento del 2,9%. In Emilia-Romagna sono 15.333, 546 più di ieri, un incremento del 3,7%. In Veneto sono 10.111, 486 più di ieri, con un incremento del 5%. In Piemonte sono 10.353, 558 più di ieri, con un incremento del 5,7%. Nelle Marche sono 4.098, 136 più di ieri, con un incremento del 3,4%. In Liguria sono 3.782, 122 in più di ieri, con un incremento del 3,3%. In Campania sono 2.456, 225 più di ieri, con un incremento del 10,1%. In Toscana sono 5.273, 406 più di ieri, con un incremento del 10,1%. In Toscana sono 5.273, 406 più di ieri, con un incremento dell'8,3%. In Sicilia sono 1.791, 73 più di ieri, con un incremento del 4,2%. Nel Lazio sono 3.433, 169 più di ieri, con un incremento del 5,2%. In Friuli Venezia Giulia i casi sono 1.799, 114 più di ieri, con un incremento del 6,8%. In Abruzzo i casi sono 1.497, 61 più di ieri, con un incremento del 4,2%. In Puglia i casi sono 2.077, 131 più di ieri, con un incremento del 6,7%. In Umbria i casi sono 1.128, 33 in più di ieri, con un incremento del 3%. A Bolzano i casi sono 1.479, 61 più di ieri, con un incremento del 4,3%. In Calabria i casi sono 691, 22 più di ieri, con un incremento del 3,3%. In Sardegna i casi sono 794, 49 più di ieri, con un incremento del 6,6%. In Val d'Aosta i casi sono 668, 37 più di ieri, con un incremento del 5,9%. A Trento i casi sono 2.003, 133 più di ieri, con un incremento del 7,1%. In Molise i casi sono 165, 5 più di ieri, con un incremento del 3,1%. In Basilicata i casi sono 246, 9 più di ieri, con un incremento del 3,8%. La provincia più colpita in assoluto è in Lombardia ed è quella di Bergamo, con 9.171 casi, seguita da Brescia con 8.757, seguito da Cremona con 3.974. La provincia più colpita dell'Emilia-Romagna è Piacenza con 2.765, e in Veneto è Padova con 2.489, in Piemonte Alessandria con 1.428, in Toscana Firenze con 1.419, in Trentino e Bolzano con 1.479,
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.